La prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con il successo della Juve contro la Fiorentina ieri sera allo Stadium, scatto felino. Gatti gol e la Juve blinda la Champions. Il difensore segna, Szczęsny vola. La signora doma la Fiorentina. Allegri. Un buon campionato, lavoriamo per un gioco migliore. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juve contro la Fiorentina, gatti da pelare. Prima domani e poi soffre, ma la Juve batte 1-0 la Viola e allunga. L'altro Fede colpisce ancora, quarto gol. Nessun difensore ha segnato più del bianconero nei 5 tornei europei più importanti. Allegri blinda la Champions e il terzo posto, più 4 su Thiago. La Fiorentina si sveglia nella ripresa. Nico, Traversa, e Beltran sfiorano l'1-1. La prima pagina di Tutto Sport apre con la sofferta vittoria della Juve contro la Fiorentina, Juve, Graffio Champions. Gatti, quarto gol pesante. Fiorentina domata, più 4 sul Bologna. Seconda vittoria di fila nella settimana del rilancio. 3 gol annullati nel primo tempo, sofferenza nel secondo. Miracolo di Szczęsny. Ma all'orizzonte c'è sempre Thiago Motta. All'estero ci si proietta già sull'andata dei quarti di finale di Champions League. Domani sera in campo Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco, mercoledì toccherà a PSG Barcellona e Atletico Madrid-Dortmund. Serie A. Juventus-Fiorentina 1-0. Gatti rimanda il Bologna a meno 4. Nella 31esima giornata di Serie A, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina, torna a vincere anche in campionato dopo i soli 2 punti in 4 giornate, blinda il terzo posto rispedendo il Bologna a meno 4 e resta a più 7 sulla Roma quinta in classifica. All-Allianz Stadium. Primo tempo praticamente perfetto dei bianconeri, che sbloccano il match con una zampata di Gatti dopo un palo di Bremer, colpiscono due legni, anche una traversa dello stesso Gatti, e si vedono annullare 3 gol per fuorigioco, 2 Vlahovic e 1 McKennie. La Viola si sveglia solo nel finale. Al 74 Szczęsny vola e si salva con l'aiuto della traversa sul sinistro a giro di Nico Gonzalez. 10 dopo smanacca un cross rasoterra di Lopez sui piedi di Beltran che calcia di prima intenzione ma colpisce il compagno Enzola. Serie A. Monza-Napoli 2-4. Calzona ritrova il successo dopo 3 giornate. Il Napoli batte 4-2 il Monza nel match valido per la 31esima giornata di Serie A e torna al successo dopo 3 partite, tenendo accesa la fiammella della speranza per un posto in Europa. I partenopei vengono puniti dopo 9 dall'incornata di Juric e chiudono sotto di un gol un primo tempo privo di guizzi. Nella ripresa però si scatenano e nel giro di 6 prima la ribaltano, poi allungano con i gol di Osien, 55, Politano, 57, e Zielinski, 61. Colpani accorcia le distanze al 62, Raspadori chiude definitivamente i conti al 68. La Roma non scappa via, il quinto posto, comunque complicato, resta a 7 lunghezze di distanza. Serie A. Cagliari-Atalanta 2-1. La Dea affonda Olunipol Domus, decisivo Viola. La 31esima giornata della Serie A regala una cocente delusione all'Atalanta, che passa in vantaggio con Scamacca, 13, e subisce la rimonta del Cagliari. Augello pareggia i conti al 43 e nella ripresa la Dea si spegne, fino a subire il gol del 2-1 di Nicola Viola, 88. Pesano i cambi conservativi e la concentrazione già rivolta verso il Liverpool per i nerazzurri, che si allontanano dalla Champions. Sorride Ranieri, che vola a più 4 sul Frosinone. Barcellona, flop Ansu Fati al Brighton, per lui ritorno e nuovo prestito, 3 club in ballo.
Doveva essere l'annata del riscatto questa per Ansu Fati, che invece sta vivendo l'ennesima stagione negativa di una carriera partita sotto i migliori auspici, ma che si sta attorcigliando su se stessa. Girato in estate in prestito al Brighton, l'attaccante di proprietà del Barcellona ha segnato appena 4 gol in 26 presenze con Seagulls, non diventando certo una prima scelta per il tecnico De Zerbi. Ten Hag ferma il Liverpool. Errori stupidi, abbiamo perso 7 punti in una settimana. Erik Ten Hag ha parlato alla BBC dopo il pareggio ottenuto contro il Liverpool. Emozioni molto contrastanti. Da un lato sono deluso dal fatto che abbiamo perso 7 punti in una settimana, ma abbiamo incolpare noi stessi per aver commesso errori stupidi. D'altra parte sono molto orgoglioso. Si vede come stiamo migliorando e il potenziale di questa squadra è sorprendente. Sono orgoglioso. Barcellona, per l'attacco piace Sesco. Blaugrana ostacolati dalla concorrenza e, dai conti. Il Barcellona pensa a chiudere al meglio la stagione in ambito nazionale ed europeo, ma anche ad impostare in anticipo il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riporta Fishies.com, tra gli obiettivi di mercato dei Blaugrana figura anche Benjamin Sesko. L'attaccante classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Lipsia, avendo collezionato fin qui in stagione 12 gol e 2 assist in 36 apparizioni. Inter Miami, Messi torna e segna. L'argentino non basta, contro il Colorado finisce 2-2. Lionel Messi torna in campo e lo fa alla sua maniera, ovvero facendo la differenza. Dopo 4 partite ai box per un problema al tendine del ginocchio, l'argentino ha calcato nuovamente il rettangolo verde in occasione del match tra Inter Miami e Colorado, valido per il 7° turno della regular season della Major League Soccer. Bayern Monaco, Tuchel può salutare prima della fine della stagione, in ballo 4 sostituti. Grandi manovre in casa Bayern Monaco, dopo una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative. Con la sconfitta per 3-2 contro l Heidenheim, i bavaresi sono precipitati a meno 16 dal Bayer Leverkusen capolista e ormai devono solo aspettare la matematica per passare lo scettro di vincitori della Bundesliga alla formazione di Xavi Alonso. Brighton, De Zerbi dopo lo 0-3 con l Arsenal, futuro? Dipende dal club, io penso al campo. Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la sconfitta per 0-3 subita tra le mura amiche contro l Arsenal, l'impegno è stato buono, ma non sufficiente per decidere questa partita. Abbiamo giocato un buon primo tempo, fino al secondo gol eravamo in partita. In questo momento, senza tanti giocatori importanti, è difficile creare occasioni per segnare.